E questo è il brindisi per l'apertura del Palazzo del Duomo nel centro storico di Catanzaro, che apre al pubblico per mostrare le sue meraviglie. Siamo con Giacomo Borrino, che di questa meraviglia è un po' il protagonista, per farci spiegare di cosa si tratta e qual è il valore storico di questi ambienti. Allora, il palazzo è un palazzo stile Liberty con delle strutture esterne in stile barocco. Il palazzo appartiene al periodo del fine 800 e diciamo i proprietari originari di questo palazzo sono la famiglia Lucà, residenti inizialmente nella taverna dove loro possedevano la loro residenza abituale. Il palazzo Lucà rappresentava la loro residenza cittadina, e questi ambienti che andremo a visitare costituiscono esclusivamente la zona pranzo, perché il palazzo si distingue su tre livelli. Il livello superiore era adibito semplicemente come stanza da letto e stanza di riposo. È compresa anche una cappella, come tutte le famiglie nobiliari sappiamo che avevano la chiesetta in casa. C'è un quadro interessante della scuola romana di Tino De Gregorio, è del 1929, molto interessante. Si tratta di un'immagine di una Madonna con uno stile puramente napoletano, di carattere napoletano artisticamente. Noi vogliamo rendere questo luogo gradevole come un punto di riferimento per chi vuole passare una serata seguendo degli stilemi di una volta, dove potersi ritrovare con tranquillità, quasi fare un salto nel passato e trovare un equilibrio di una volta, vorrei dire, senza molto chiasso. In queste pareti veramente si ritrova un senso del passato, e passato in questo appartamento significa trovare un equilibrio che dà serenità. Quali sono secondo lei le possibilità di riprendere la vitalità del centro storico, nobile centro storico di Catanzaro? Il centro storico di Catanzaro è il cuore della nostra città, perché Catanzaro ha un sacco di strade interessanti, è molto bella da visitare, i vicoletti, i quartieri, i vari quartieri, quindi riprendiamoci Catanzaro e non dimentichiamoci che Catanzaro ha nobili origini. Ecco perché noi vogliamo far riacquisire nel nostro piccolo la nobiltà al centro storico.